Ciao ragazzi, oggi per festeggiare i 3 iscritti andremo da Micia, che ha di solito un comportamento strano perché Mucca le ha dato una zampata in testa. Ed è stranita perché gli hanno fatto male, ma comunque ci andiamo adesso che usciamo. Ciao! Ecco qua, sono al portone. No, scherzo, non stavo al portone. Ho preso le merendine. E praticamente le ho messe nello zaino. Voglio vedere la reazione di Micia a far vedere cosa mi piace mangiare, perché a lei gli do da mangiare ogni giorno. E io voglio vedere se poi lei mi porta qualche cartaccia o qualche cibo che ovviamente non c'è più, ma penso di no. Perché Micia non mi ha mai fatto i regali. E comunque, aspetta. Ed ecco. Vedete? Adesso esco subito. Ecco qua che mi avvio. Adesso andiamo a visitare Neve, perché Neve è la più vicina alla nostra casa. Ma abbasso la mascherina che non riesco a respirare. Scherzo, prima andiamo a visitare Tiffany. Tiffany è proprio là. Adesso ve la faccio vedere. Lì, vedete quell'edificio arancione? Là. A Tiffany la visitano tutti, quindi è normalissimo che non gli posso dare da mangiare, anche perché penso che ha già mangiato tutto, se vuoto gliene do un pochino ed è chiuso. Oppure aspetta, no, non è chiuso, bene. Sì, è aperto. Ecco qua. Tiffany, vediamo se c'è. E non c'è. Allora andiamo a visitare Neve. Di solito è sotto una macchina. Proprio qua dovrebbe essere. È proprio là dove c'è il cancello. E non c'è. Ma forse c'è quello là. Vediamo. Ci sono sempre qua, eh. E non c'è. Oh, mamma mia, che sfortuna. Ma penso che poi quando vado vicino alla mia scuola ne troviamo centinaia, perché se non ne troviamo adesso li troveremo là, senza escludere Micia. Speriamo che la troviamo nel vaso. E siamo già vicino alla mia scuola, vedete? Quell'edificio arancione è vicino proprio alla mia scuola. Micia ha paura dei telefoni. Che bella rietta. Questo è il posto più rilassante che ho mai visto, oltre a casa. A me piacciono i posti proprio freschissimi. Oh, bella rietta, voi non immaginate. Che bei momenti, io ci andavo quando ero piccola. Che bel posto. Qua fa un pochino più caldo, eh. Sto pure sudando. Ah, ecco la casa di Micia. Proprio vicino al liceo Pablo Picasso Artistico, proprio là. Oh mio Dio, che fa sto rumore? Io mi preoccupo. Era un rumore metallico. Così. Vabbè che questo l'ho fatto io, un pochino più assordante. Ok. Strano, eh? A me dispiace alla persona a cui sono caduti questi. A me dispiace. Tanto. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Sono i capelli che mi vanno all'aria, eh? È qua. Quella volta ho visto un gattino proprio. Lì forse c'è Micia. Vedete quella cosa marrone sulla strada? Non lo so se è una busta. Se è una busta, di sicuro non sono normale. Ah, era lo scalino. Lì c'è il gattino di Mucca. Guardate. Poi ci sono altri gatti. Non so se vediamo Micia. Oh, ma non è possibile. Ci viene la sfortuna proprio alle spalle. Ciao. Forse c'è Micia qua. Micia? Guardate che carino là. La prendo, aspettate. Micia. La vedete? Non so se si vede. Si è spaventata.
se vedo altri gatti ve lo dico.